Fasi di lancio. Rinuncia a Sbiratrio mentre sbaglia Selva Jane Adri e si lancia in avanti. Numero 3, Selva Jane Adri, squalificato. Però deve riuscire a evitare il falloso, appunto. Fallosa Selva Jane Adri, intanto in seconda posizione è andato So dei Greppi. All'esterno invece Serpico Grad, più indietro Spice Girl e gli altri. Intanto i 200 in 15.4 conduce Sissi Starlight. Dopo 300 metri di gara nella scia c'è So dei Greppi, all'esterno è invece Serpico Grad che rimane a lato di Spice Girl dopo 400 metri in 31.2, più indietro Sbirra Trio precede Simple Photo. Intanto cavalli a metà della seconda piegata, non cambia nulla tatticamente, all'esterno è sempre Serpico Grad che è rimasto scoperto. 47-1, intanto il passaggio ai 600, si affronta la retta per il nuovo passaggio davanti alle tribune, in testa è sempre Sissi Starlight, So dei Greppi in scia, all'esterno si impegna Serpico Grad, lungo la corda in terza posizione Spice Girl. 800, completati in 1-2-4, 15-3 davanti alle tribune, gradatamente Serpico Grad avvicina Sissi Starlight, mentre a contatto rimane So dei Greppi. Intanto numero ha sbagliato 5, anche Sbirra Trio. Sbirra Trio squalificato. I cavalli sono ormai all'altezza del chilometro, sempre condotti da Sissi Starlight che guida in 1.18.1 dopo 1000 metri di gara. Serpico Grad all'esterno senza per il momento riuscire a impegnare Sissi Starlight, alla corda c'è So dei Greppi, poi Spice Girl, sono rimasti praticamente in 4 con Simple Photo più indietro, 400 scarsi alla conclusione, accenna So dei Greppi alla terza ruota, a 300 dalla conclusione. Serpico insiste a sua volta su Sissi Starlight, poi serra sotto Spice Girl lungo la corda, completamento della curva finale, ultimi 200 di gara con So dei Greppi che spinge in terza ruota, al comando è però ancora Sissi Starlight ai 100 conclusivi, insistono Serpico Grade e So dei Greppi in coppia nel finale. È probabilmente Serpico Grad che la vince nei confronti di Sissi Starlight, mentre So dei Greppi ha un'incertezza, non può essere comandato a fondo. Serpico Grad dunque in un arrivo comunque stretto da rivedere, dovrebbe averla spuntata di precisione su Sissi Starlight, mentre So dei Greppi è terzo, con problemi comunque di andatura nel finale. Rivediamo ancora la dritta d'arrivo con Sissi Starlight che si presenta ancora in testa, ma Serpico Grad non demorde, insiste insieme a So dei Greppi che vedete ha qualche problemino e non può essere sostenuto fino in fondo, passa proprio a fil di palo Serpico Grad.